Raga, l'inshine out è un mazzo meta e ci sono veramente una miriade di liste di questo inshine out, no? Ma quella che preferisco io è questa qui. Ovviamente si può giocare anche carriera, io utilizzo armor, lo preferisco di più. E ci arriveremo più avanti. Io ovviamente c'è chi non utilizza il Lich, ma il Lich è veramente una carta molto fondamentale, a me piace veramente da impazzire il Lich. E c'è chi ancora, come nella season scorsa in cui c'era presente nella carta del pass Scar, c'è chi lo utilizza anche in questo mazzo, che potrebbe essere veramente molto particolare a giocare Scar. Ah, e c'è chi utilizza anche Cosmo e Armor nello stesso mazzo, che è veramente tossico questa cosa. Sì, è tossico anche giocare il Lich, perché ovviamente è una carta rotta, perché ovviamente è una carta molto bella da giocare, perché annegisci tutti gli effetti dell'avversario il turno 6. Ma se vi dicessi che anche il Lich può essere counterato? Belli miei, bentornati sul canale, sempre dal cap, sempre a cercare di brillare con dei mazzi veramente prorompenti su Marvel Snap, e cerchiamo di farlo al meglio oggi, anche perché siamo a 2 e 6, tentiamo oggi di, con questo inshine out, arrivare magari a top 2k, bello pulito. Un bacio. Stiamo dicendo una cosa: l'inshine out è un bel mazzo, a me piace veramente tantissimo giocare l'inshine out, veramente l'ho giocato un sacco di volte, sia per il funzionamento del Lich all'interno del mazzo. Quindi assicuratevi che il turno 5, mettetelo in testa che è del Lich, ragazzi. Se ci avete il Lich in mano, lo dovete giocare il turno 5, è una carta troppo forte. Poi ovviamente con la Magic al suo interno noi andremo ad avere il settimo turno, andremo a skippare completamente il settimo turno, il sesto turno e non il settimo. Il settimo vorremmo giocare qualcosa, così che noi, avendo in mano, che ne so, la Shulk è giocata a zero, perché andiamo a skippare completamente tutto. Avremmo un Hulk che a mano con il corso dei turni cercheremo di far rimanere un punto di energia, un rimasuglio diciamo, quanto per il buffettino di Hulk, che prende, che cosa prende? Quanto prende? Più 2 prende. Sì, più 2 di forza. Oppure metti che ce l'abbiamo basso di costo, andiamo a fare l'infin out, che non avremo problemi a giocarlo. Nei turni iniziali, raga, abbiamo Saspot, abbiamo Nebula, abbiamo la Mist, abbiamo Armor se ci capita contro dei mazzi che ci possono rompere il cazzo. Abbiamo anche Ciclopo, carte fondamentale. E abbiamo inoltre il grande alto evoluzionario con una variant bellissima, che sarà qui all'interno del nostro mazzo solo per gli effetti e per fare la polvere, perché non vedrà mai il campo. Perché che cazzo è che gioca l'alto evo, raga? Soltanto se siamo costretti, no? Ma ora veniamo a noi, perché il Lich non è così OP in questo meta, e ve lo spiego facendo vedere il mazzettino che secondo me è veramente counter dell'inshine out. Eccolo qui, stiamo parlando del mazzo con cui io ho fatto Infinite questa season. Stiamo parlando di un mazzo in cui all'interno c'è Super Gent, che è ancora nelle spot, vero? Sì, è ancora nelle spot, cazzo dico. È counter a bestia l'inshine out, perché metti che noi giochiamo la Magic in qualche turno prima del turno 6, ovviamente, è capace che noi skippiamo il turno 6 e il ragazzo fa la Storm e noi perdiamo tutto, perché noi skipperemo quel turno, no? Oppure altra cosa è Super Giant azzera l'effetto del Lich, perché ovviamente non la fa scoprire, e ovviamente poi il turno 6 il ragazzo ci farà un Alayot grande quanto una casa mia. Quindi abbiate prudenza se giocate l'inshine out e se trovate contro il Lockdown. Poi ovviamente si parla di casistica, ragazzi, cioè metti che capita un destroy contro, noi siamo avvantaggiati perché ci abbiamo armor in questione. Ecco perché io lo preferisco a Cagliera, perché il destroy va veramente tanto attualmente. Sì, è vero, Cagliera copre tutte e tre location, copre i nostri drop 1 e drop a 6, ma c'è da dire che Armor dà un vantaggio lieve, diciamo, un vantaggio lieve, che ovviamente tentiamo di sfruttare. Boh, dai, andiamo a provarlo. Poi ovviamente, ragazzi, se vi manca qualche cartina, che ne so, vi manca la Nebula, che è una carta che c'è chi magari non la possiede, io metterei una Mega Red, sapete? Bella questa cosa. Skip. Spero che il ragazzo in questione non sia un destroy, perché altrimenti avrà già un death di costo misero, no? Nebula, laboratorio miniaturizzato, la perla. Ok, no, va bene. È un collector, ok. Ci sta, ci sta. Adesso noi giustamente siamo in vantaggio, perché Nebula con... Vabbè, hai preso la carta che dovevi prendere. Ora io intanto setterei Magic, tanto anche se non abbiamo preso il punticino di coso, di energia, non ci interessa, perché non abbiamo né Hulk né Saspot. Lui si prende due carte, va bene. Magic, settimo turno, Ciclope. Sì, Ciclope. Ciclope su agente gol, se una voglia. Ci sta tutta questa cosa. Forse la carta che utilizzo meno nell'inshine out è Shocker, raga. Però sappiate che anche Shocker potrebbe essere veramente molto interessante da giocare. Tu metti il collector lì. Attenzione.
Glitch. Ora. Snap. Ora. E ovviamente non dimenticatevi di snappare, raga. Cioè, dovete fare punti in questo cazzo di Infinite. Dovete fare punti. Giocate adesso, Devil Dino. Ok, ho capito. Va bene. Skippiamo, no? Skippiamo così la Shulk è a zero, sperando di non prendere Saspot, ma almeno un Hulk o un Infinite. Ok, non Saspot. Saspot. No, disastro. E io andrei a fare Shulk qui. Ok. Saspot qui, Misty qui. Ha voglia. E che cosa può avere se no? Allora, ricordiamo che lui... Allora, Devil Dino può diventare un 17, no? Quindi altri 6 punti e va... e va a 20. E va a 19. Quindi così noi la pareggiamo. Facciamo così e facciamo così. Lui si buffa, prende 5. E qua andiamo a 12. Più Misty. Ci sta come idea. E il collector lo lasciamo lì. Troppo rischioso il collector. E lui si ritira. Stavo facendo dei calcoli di merda, vabbè. Va bene, mi fa piacere che i miei calcoli non sono serviti a niente, fondamentalmente. Go next. E questo quit fa capire veramente tante cose, raga, di quanto è bello e utile il leech all'interno dell'inchin out. Che fa veramente tanto, raga, fa veramente tanto. Cioè, un turno 6, quando tu azzeri tutte le carte dell'avversario, dici tu, sì, ok, può pescare la carta fondamentale al turno 7. Ma la carta fondamentale che cosa può essere? Metti un Ela, magari, o un Oknull. Quello può essere una carta fondamentale, capito? E Nebula, a sto punto. No, la Ventis no. La Ventis no. Ma manco mezza carta utile. Noi Cosmo Cremisi l'abbiamo persa. Eh sì, noi Cosmo Cremisi l'abbiamo bella che persa. Giocherei Saspot a sto punto. Dici tu Armor, vuoi che è anche lui un alto Evo? Vuoi che? Il pazzo di Stretto X ci delizia di altre carte. Allora, farei, che cosa faccio? Cosa faccio? Faccio Saspot, sì vabbè dai, faccio Ciclope. Faccio Ciclope e poi valutiamo. Ok. Non ci interessa Cosmo. Non ci interessa minimamente Cosmo. Non abbiamo nulla a che fare con lui. Ora giocherei Misty. Giocherei Shocker. Ma Shocker che lo utilizza a fare? Armor. Fammi mettere intanto la carta mia, no? La voglia. Vediamo. Dracula? Ed è una carta sua. Che mazzo c'ha sto ragazzo? Sì, frate, ma dammi una carta di costo 4 in su, cazzo. Non posso giocare nulla lì. E la portiamo al turno 7, raga. Non c'ho nulla. Io non so come faccio a vincere sto game. Raga, dovete credere nel cuore delle carte. Adesso il mazzo ci delizierà con almeno una carta di costo 4. Vabbè. Sai che mi va bene questa cosa? Ma sai che mi va bene questa cosa? Ha voglia se mi va bene questa cosa. Zero. Zero. Sotto un treno. Che si gioca? Si skippa. Skippa. Cazzo, come potevi giocare la Quake sul limbo? Così che potevamo giocare qualcosa lì, frate. Che cosa giochiamo noi? Vediamo. Tu giochi Jessica, lo so, frate. Lo so, frate. Allora, cosa molto buona è che noi abbiamo... Ce la siamo portata a casa in qualche modo. Lodocock. Bello. Molto bello questo, sai. Io non so adesso, sono indeciso se farlo... Perché lui va già a 9 qui. Lui va già a 9. Io con Doc Ock non faccio assolutamente nulla. Perché io do fondamentalmente una mano. L'unica cosa che mi viene in mente di fare è fare Doc Ock qui e pace. Tu non giochi nulla, sì, ma non potevo giocarlo Doc Ock lì. No, Red Skull. Dai, sfortunatissimo sto game. Veramente senza senso. Prendigli anche Thanos. Cioè, a lui gli ha dato tutte le carte che poteva giocare, a me no. E l'abbiamo persa in che modo sta partita? Guardate, non la considero neanche. Questa la considero come partita, sai. Questa mi sa che è sentita. Allora, con calma ragioniamo, perché il ragazzo mi sa che spinge alla grande. Nebula. Deadpool. Morto. Sotto un treno, frate. Sotto un treno. Sotto un treno. Allora, la cosa che farei io...
e fare Saspot adesso. No, faccio subito armor, ma scherziamo. Faccio subito armor, faccio anche Saspot adesso. Bello. Molto bello così. E frate, tu dove... che giochi? Allora, sapete cosa voglio fare io? È fare Shocker qui e Saspot qui. È vero che poi si distrugge Saspot, questo sì è vero. Però abbiamo un Infinaut di costo 5. Da non sottovalutare questa cosa. Ora ovviamente lui andrà a giocare sul Club Infernale. Però i drop a 1, raga, sono veramente importanti nel Destroyer. Vedi X23, vedi Deadpool. Io adesso intanto posso skippare. Questa cosa la posso skippare e giocare subito Infinauta sulla dimensione oscura, lui ovviamente concede. Bello, è stato tutto molto fortunato. Ha avuto quelle tre location che per il Destroyer è fatale. E sono fatali quelle tre location. Ora, tentiamo di fare una bella partita. Permettiamo. Spera, no? Partiamo malissimo. Shuri Sauron. È bella sta variante di cosa. Schippo. Hai capito tu? Bravo. Bella play. Non Hulk. Magic. Sotto un treno, raga. Veramente sotto un treno. Io farei doppio ciclope, però. Le doppio ciclope li facciamo veramente tanto, ma tanto male. Però forse ho capito che mazzo è. Mi sa che è un mazzo con... Ok. Mi sa che è un mazzo con Luke Cage. Non lo so, perché ho questa sensazione stramba. Ora, io non giocherei nulla, però. Se non uno Shocker così goliardico. Tanto per fare punti. Magari facciamo Shocker qui. Sì. Facciamo Shocker qui e basta. Tu giochi Lizard, va bene. Volendo ci abbiamo Alt Evoluzionario, sì. A costo 3. Questo sì, però io che cosa vado a fare? Vado a fare il Leech. Gli snappo. Gli snappo, no? E basta. Ma basta. E niente, non è giornata, raga. Cosa? Cosa, frate? Che cosa ho visto? Come ti chiami? Allora, io mi discosto dal nome del ragazzo, però sappi che mi ha fatto ridere interiormente. Laboratorio di Shuri e via. Tippa, ancora di più. Il massa abbriccato. Ha voglia se abbriccato. Abbiamo pescato tutto al contrario. Bello, un bel discard contro, sai? Molto bello, un bel discard contro. E che vogliamo fa? Ah, bello Saspot. Molto bello Saspot, fammelo giocare qui intanto. Poi turno il 4 è quello di Ciclope, no? È il turno di Ciclope, lo andiamo a giocare. E rip per la Misty. Turno 5, andiamo a utilizzare il buon Leech. Che mi fai, Dracula? Mi fai Dracula, perfetto. Ok. Ora. C'è da dire una cosa. Che se lui adesso mi fa Moloch, ha vinto. Giusto? E quello che vado a fare io è che cosa? Fare il Leech qui. E si spera veramente che lui non l'abbia trovato. Mi sa che non l'ha trovato il Leech. Ma gioca Morbius e Swarm. Bello. Molto bella questa cosa. E adesso noi cosa andiamo a fare? Andiamo a giocare il grande Hulk qui. Andiamo su tre location. Poi c'è da vedere anche cosa gli prende Dracula, eh. Moloch. Che ho vinto. Unexpected, bro. Penso che il ragazzo sta bestemmiando in tutte le lingue del mondo. E ragazzuoli, questo è l'Inchinaut con tutta la sua potenza, con tutto il suo splendore. Ragazzi, provate sto mazzo perché è veramente molto, ma molto bello da vedere. E anche da giocare. Fortunatamente non abbiamo trovato neanche un lockdown, ma abbiamo trovato veramente dei mazzi interessanti, posso dire, all'interno di questo meta. Bello.